Allora Elena, dopo la borsa di studio di 3 anni che hai ottenuto da AIRC, adesso è arrivato questo grant. Ti accompagna nella tua carriera, AIRC, devi sempre tenerlo qui, insomma. Direi proprio di sì, è innegabile che AIRC mi abbia aiutato sicuramente in passato quando ho iniziato il mio postdoc in IFOM e adesso con questo grant che sicuramente insomma, mi aiuterà e sarà un slancio per, spero, nella mia carriera futura. Devo dire veramente un grazie ad AIRC e a Fondazione Caric. Lo abbiamo detto e insomma, abbiamo sentito prima, non è facile in Italia trovare dei finanziamenti, non certo facile per finanziare dei progetti che sono un'idea iniziale, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto per questo tipo di grant. Insomma, sono state finanziate delle idee, non sempre, se non ci sono dei forti dati preliminari, le idee vengono finanziate, quindi davvero grazie. E la tua idea qual è? Dunque io studio un meccanismo che regola una proteina fondamentale nella cellula che è l'ubiquitina, una proteina che viene utilizzata come meccanismo di segnale all'interno della cellula e nello specifico io studio degli enzimi che si chiamano ECT, per questo il motivo del titolo del mio progetto, che riescono a attaccare proprio questa molecola di ubiquitina su altre proteine. Questo meccanismo regola, altera la funzione di queste proteine che sono il bersaglio dell'ubiquitinazione e quindi la mia idea è fare uno screening molto generale per trovare quali sono i bersagli molecolari di una classe di enzimi ECT, esatto, che sono altamente deregolati in diverse patologie tumorali, quindi non lo studio di una singola patologia, ma un po' in generale per capire quali sono i bersagli. Questo è importante perché se si vuole inibire in un qualche modo, con qualche farmaco, queste enzimi, dobbiamo sapere che cosa stiamo andando a inibire, quali altri bersagli verranno colpiti. Ma hai sempre voluto fare ricerca? Ecco, io a differenza dei miei colleghi non ho mai ricevuto né microscopi in regalo quando ero piccola, insomma non era una mia idea quando ero bambina. Diciamo che la mia è stata una scelta tardiva, ero indecisa tra medicina e biotecnologie, la scelta si è rivelata giusta nel scegliere biotecnologie perché veramente faccio un lavoro che mi piace, mi affascina, ma soprattutto mi diverte. Io stare in laboratorio per me è proprio divertente, mi permette di arrivare a fine giornata contenta, insomma, di quello che faccio. Come il tuo collega Federico, ti ho rintracciata sulle piste nel weekend. Oltretutto c'era il tuo bambino più piccolo che non ne voleva sapere di sciare, quindi anche tu devi conciliare un po' tutto. Eh sì, diciamo che va bene, i fine settimana sono dedicati alla famiglia, giustamente, quindi io nel sabato e la domenica, essendo mamma di 2 bambini, mi trasformo in tifosa ai bordi dei campi di calcio oppure sulle piste da sci. Questo è un compito, giustamente, che mi tocca svolgere e sono ben felice di farlo. Ecco. Ma come si chiamano i tuoi bambini? Daniele il grande e Luca il piccolino. E poi tra l'altro tu fai la pendolare avanti e dietro come a Milano, quindi... Sì, quindi insomma, diciamo che il sabato e la domenica staccare un po' dal viaggio anche tra Como e Milano tutti i giorni aiuta, stando a casa o sulle piste da sci. Grazie Elena, che è premiata dall'avvocato Guzzetti.